Buonasera, nuovo appuntamento con Attenti a Quei Due, una puntata davvero speciale. Innanzitutto le presentazioni ufficiali. Rosario Solace, ben trovato. Buonasera Mario, un caro saluto ai telespettatori. Allora, dunque, oggi i riflettori saranno puntati sulle novità che riguardano praticamente anche l'amministrazione comunale, alcuni interventi importanti che sono stati assunti per quanto riguarda soprattutto la gestione delle strisce blu, il futuro delle strisce blu a Giara, e poi ci soffermeremo anche su alcuni pensionamenti d'ufficio che sono stati praticamente decisi nell'ambito di una determinazione che è stata assunta proprio per contenere i costi e comunque cercare in qualche modo di rispettare quelli che sono i limiti imposti dal dissesto. Ma dobbiamo aprire la puntata dandovi conto rispetto a quel che è accaduto nei giorni scorsi. Abbiamo dedicato, Rosario, una puntata intera alla vicenda degli animali, dei cani avvelenati ad Altarello, una vicenda che Un ci ha problema che ha colpito colpito. l'opinione pubblica anche, tra Esattamente, ha l'altro. colpito l'opinione. Tra l'altro ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito sui social, in televisione. Sono davvero tantissimi, centinaia di persone, e siamo davvero felici anche perché abbiamo dato un messaggio importante relativamente a questo fenomeno gravissimo che si è Un verificato. fenomeno abbastanza sommerso che abbiamo portato in Esatto, evidenza. esattamente. E comunque dobbiamo dare conto di quelle che sono state le evoluzioni delle ultime ore, degli ultimi giorni. Innanzitutto, bisogna subito dire che sono risultate avvelenate le polpette di cui abbiamo parlato a lungo, che hanno per l'appunto ucciso purtroppo nel volgere di poche ore ben 5 cani che stazionavano nella frazione Giarese di Altarello dopo averle purtroppo ingerite. Un sesto cane, come detto, è rimasto anch'esso avvelenato, invece sopravvissuto, benché si trovi ancora ricoverato in gravissime condizioni in una clinica veterinaria della zona. La presenza di sostanze altamente tossiche sarebbe stata riscontrata dall'Istituto Zooprofilattico di Catania, che peraltro ha analizzato una delle polpette repertate. Nel corso dell'ispezione a cui abbiamo preso parte, l'ispezione dell'ASP Servizio Veterinario, proprio nell'area urbana di Via Lapira, teatro di questa sconvolgente strage di cani che, come diciamo, ha suscitato parecchia indignazione popolare. E poi c'è una novità importante di cui dobbiamo darvi conto. Perché sull'avvelenamento collettivo dei cani di Altarello interviene anche il Partito Animalista Italiano. Rosario, in una nota, questo Partito Animalista Italiano dice di condannare ovviamente fermamente questa ennesima strage nei confronti di questi poveri esseri Certo. indifesi, ed è stata presentata, loro sì che lo hanno fatto ufficialmente, una denuncia alla Procura di Catania contro chi si è macchiato di questo atroce crimine. In una nota il Partito Animalista Italiano scrive: "Non possiamo che essere addolorati per quel che è successo", scrive in questa nota Patrick Battipaglia, che è il dirigente regionale di questo partito, e chi ha commesso questa strage comunque non può farla franca. Chiediamo a chi abita nei pressi dei terreni di Altarello di collaborare con le autorità. Mentre invece, altra notizia importante è quella che apprendiamo invece dall'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che ha invece istituito addirittura una taglia di 2.000 euro che, per l'appunto, scrivono gli animalisti dell'AIDA, saranno pagati corrisposti a chi con la propria testimonianza o denuncia che rilascerà alle autorità preposte aiuterà in qualche modo a identificare e far comunque condannare in via definitiva il responsabile di questo nuovo avvelenamento di massa che si è verificato ad Altarello. Direi che è Certo, un buon messaggio. questo partito che ha preso posizione facendo una denuncia alla procura e questa associazione che ha messo una taglia dimostrano la sensibilità che c'è intorno a questo tema. Più volte vi sono stati episodi di questo tipo, magari molte volte non denunciati, perché si sottovalutavano questi atti criminosi nei confronti degli animali. Invece il diritto degli animali, il rispetto degli animali deve essere messo al centro del nostro modo di vivere, del nostro modo di essere. Quindi che ben vengono queste denunce e queste azioni. Chiudiamo la pagina riservata a quel che è accaduto ad Altarello, invece soffermiamoci su un'altra notizia che vi diamo in esclusiva, una notizia delle ultime ore, perché innanzi ai giudici della prima sezione del Tribunale Civile di Palermo si è svolta l'udienza a seguito del ricorso per l'accertamento della ineleggibilità del neodeputato all'ARS Davide Vasta, che ricordiamo è stato eletto nella lista Sicilia Sud Chiama Nord, un ricorso che è stato presentato nei mesi scorsi dal consigliere comunale di Giarre, avvocato Santo Primavera, anch'egli candidato
candidatosi nella medesima lista. Primavera, che è risultato il secondo dei non eletti, ha presentato ricorso anche contro l'ex sindaco di Tremestieri Salvatore Giuffrida, che invece è risultato essere in questa competizione elettorale il primo dei non eletti, contestando tra l'altro la violazione della legge elettorale, in particolare la disposizione di quegli articoli 8 e 10 della legge regionale 29 del 1951 e successive modifiche. L'udienza al Tribunale Civile di Palermo è stata rinviata nella discussione poiché si è appreso che l'ex deputato regionale Salvatore Giuffrida lo scorso 19 dicembre, ed è questa la novità sostanziale, ha depositato a sua volta contro il neodeputato Davide Vasta altro ricorso per la sua ineleggibilità. Pertanto la riunione dei procedimenti giudiziari contro il deputato Ripostesa a questo punto si svolgerà alla fine di febbraio prossimo. A dire dei due ricorrenti, si legge in questa nota, Vasta non ha mai rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di una cooperativa denominata COT, e detta società, si legge in particolare nel ricorso presentato da Giuffrida, si occupa fra l'altro del servizio mensa per l'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo, soggetto peraltro proprio alla vigilanza e al controllo dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'istruzione. I fondi per il suo funzionamento oltretutto sono di esclusiva derivazione regionale. Vasta non ha mai provveduto, si legge ancora nella nota, a rimuovere la sua causa di ineleggibilità, anzi, si legge ancora in questo ricorso, appena poco tempo prima della pubblicazione dei comizi elettorali è stato riconfermato consigliere di amministrazione e non ha comunque provveduto neanche successivamente alla sua proclamazione di deputato eletto. Dal canto suo Vasta, lo ricordiamo, replicando a queste alle affermazioni in particolare di Primavera qualche mese fa, ha detto di avere sempre agito nel rispetto delle previsioni di legge. Staremo a vedere cosa sta succedendo all'interno del movimento di De Luca con questa esplosione di conflitti che vi è tra i vari candidati e l'eletto. Naturalmente una sorta di, possiamo dirla senza enfatizzare, una sorta di faida. Sì, che sia aperta. Fratelli coltelli all'interno di esatto, questa, tra un di fuoco, questa... noi l'abbiamo chiamato fuoco amico, ora sì, rischia di diventare una vera e propria faida, perché non solo vi è il ricorso di Primavera nei confronti di Giuffrida e di Vasta, ma adesso Giuffrida fa un ricorso nei confronti di Vasta. Sì, quindi, e aggiunge dell'altro, precisando tutte queste cose che riguardano per l'appunto questa cooperativa. E quindi bisogna vedere ora l'interpretazione che il Tribunale Civile darà della legge, il Tribunale Civile di Palermo e verificare se c'è questa ineleggibilità o incompatibilità nella elezione. Quindi è una questione giuridica, una questione giuridica civile che sarà decisa nel merito a febbraio, tranne al solito rinvii giudiziari che possono avvenire. Ci sembrava opportuno dare questa notizia in esclusiva, questa importante anticipazione che vi abbiamo dato, che sicuramente darà modo anche poi di ritornarci e di approfondire ancora meglio questa vicenda. Ma adesso invece parliamo di politica comunale e ovviamente ci spostiamo a Giarre. E infatti ci soffermiamo proprio sulla politica comunale, facendo un po' il punto della situazione su alcuni temi importanti, non ultimo certamente quello delle strisce blu, un servizio che è stato sospeso nei mesi scorsi dopo l'uscita di scena della Giarre Parcheggi. Ma abbiamo un ospite importante che vogliamo presentarvi ed è l'assessore Tania Spitaleri. Buonasera Spitaleri. Buonasera, grazie per l'invito. Allora parliamo di strisce blu perché ci sono delle novità importanti. Slitta intanto la ripartenza delle strisce blu dopo, come diciamo, l'inattesa sospensione delle attività ad opera della società Giarre Parcheggi, con cui il Comune, come dicevamo, ha cessato ogni rapporto. Lo scorso autunno, infatti, con propria delibera, proprio l'amministrazione ha varato un atto di indirizzo con cui è stata avviata la complessa fase procedurale proprio per la risoluzione del contratto in danno della ditta che proprio la scorsa estate ha dato seguito alla cosiddetta messa in liquidazione, confermando poi la conclusione del rapporto lavorativo con i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo, in considerazione della totale cessazione dell'attività imprenditoriale tale da non poterla più adibire ad attività lavorativa. Queste le conclusioni della Giarre Parcheggi, ma la ripresa del servizio delle strisce blu, diciamo, resta subordinata allo svolgimento di alcuni importanti adempimenti, procedure particolarmente complesse di cui adesso ci parlerà l'assessore Spitaleri. Allora, innanzitutto è stato nominato un legale, perché? È stato nominato un legale come supporto al RUP per dare corso a una volontà politica che è una volontà chiara, che parte da luglio con la sospensione del servizio di
stalli blu in città, quindi con, diciamo, la frattura chiara voluta dall'amministrazione con la società che gestiva il progetto di finanza, con la Giarre Parcheggi, prosegue con un atto forte di giunta di ottobre, dell'ottobre successivo, che dà l'indirizzo alla revoca, all'avvio di tutte le procedure di revoca del contratto. Quindi intanto una scelta politica che definirei epocale, di grande coraggio, dove l'amministrazione Cantarella sceglie qual è il percorso da anche seguire. Inaspettato, eh? Anche inaspettato, inaspettato dalla città, abbiamo riflettuto a lungo, abbiamo interrotto questo rapporto con la grande preoccupazione però di tutelare i lavoratori che erano assunti da Giarre Parcheggi, e su questo ci tornerò dopo. E poi quindi ad ottobre la giunta, con un atto di indirizzo, dà all'area di staff, quindi al segretario comunale e all'avvocatura comunale, il compito e il ruolo di dare atto a tutte le procedure per la revoca, all'accertamento del credito tributario e a tutte le procedure che possano portare alla nuova gara. Tra queste, il riacquisire il diritto di superficie sul parcheggio multipiano, esatto, di Piazza Iolanda, esatto, perché c'era stata l'incresciosa vicenda di un tentativo di pignoramento prima, poi risoltosi, e poi del diritto di superficie alla società. Abbiamo ritenuto opportuno, data l'importanza e la delicatezza della questione, poter dare facoltà all'area di staff e all'avvocatura di nominare un supporto a RUP, e che è un legale che possa seguire tutte queste procedure e rendicontare insieme all'area di staff mensilmente all'amministrazione. Bene, ora l'avvocato che è stato nominato ha già messo per iscritto un cronoprogramma chiaro. Sì, ha tracciato una precisa roadmap, che praticamente questa roadmap si suddivide per step. Cioè, intanto l'esame della risoluzione in danno e la declaratoria di inadempimento. Poi c'è l'accertamento del credito tributario, l'esame della sussistenza di un diritto risarcitorio. Poi c'è anche la segnalazione importante all'ANAC, nonché la revoca del diritto di superficie sul parcheggio multipiano, e poi come fase finale la predisposizione degli atti deliberatori e delle comunicazioni alla società. Allora, cinque fasi sostanzialmente. Cinque fasi importanti. Tra l'altro, lunedì scorso il gruppo, l'area di staff che si sta facendo carico di curare questa questione insieme al supporto a RUP, quindi all'avvocato Tomarchi e all'avvocato Scuderi, nella qualità di esperto legale del sindaco, si sono incontrati sulla questione e hanno fatto una serie di passi avanti. Quindi passo passo si arriverà a questa procedura di gara che consentirà alla politica di decidere cosa si vuole, certo, fare in questa città, a riscrivere le regole del rapporto tra politica e società di gestione, e soprattutto tra politica e cittadini, certo, che non possono essere vittime di un servizio che invece abbiamo capito essere un servizio importante per la fluidità del traffico veicolare. Certo. Il collega prima poneva l'attenzione sul futuro, diciamo, dei dipendenti, perché è importante sapere a questo punto quale sarà la loro sorte, e abbiamo preso che l'amministrazione intende comunque salvaguardare e assumere gli ex dipendenti della Giarre Parcheggi, prevedendo per l'appunto in favore di questi apposite clausole che comunque contemplino in qualche modo anche la loro assunzione a parte del futuro aggiudicatario del contratto di concessione, o comunque il loro utilizzo nel rinnovato sistema di gestione del servizio delle strisce blu in città. La tutela dei lavoratori, degli ausiliari del traffico è prioritaria per l'amministrazione. Chi tra l'altro mi conosce politicamente sa che mi sono sempre occupata della tutela di questi lavoratori. Abbiamo incontrato già prima della che si avviassero le procedure, quindi prima dell'estate, il sindacato, che è la Filcams CGL, con il Davide Foti, Giuseppe Grillo, che sono i dirigenti che se ne occupano, proprio per discutere della tutela dei lavoratori. Questa tutela è stata ribadita nell'atto di indirizzo di giunta. I lavoratori, chi verrà a gestire in futuro, si aggiudicherà la gara, dovrà tutelare questi lavoratori, certo, che hanno una competenza acquisita, che stanno percependo una NASPI residuale,
e che tra l'altro credo che attendano anche delle somme da parte della società che gestiva gli stalli a raso. Mario, questo era un aspetto importantissimo, la tutela delle famiglie e dei lavoratori, ma io vorrei chiedere, anche se forse è ancora troppo presto, se nel capitolato d'appalto è prevista anche, questo riguarda tutta la città, i commercianti, gli artigiani, i cittadini, è prevista anche una revisione degli stalli che Sì, ma attualmente quello che ho esistono. capito parlando con Certo. l'avvocatura, parrebbe di sì, ma tra Allora, l'altro è prevista anche una concertazione con i commercianti e quando con le si categorie dice produttive. Gli eccessivi stalli al centro, ricordi di Elena? riscrivere le regole, e Esatto. basta, stiamo assistendo al problema che la sospensione del Sta servizio, provocando. fondamentale, che è una scelta che ribadisco essere storica da parte dell'amministrazione, sta comportando sulla fluidità del traffico e sulla difficoltà di parcheggi, soprattutto in centro storico, che penalizza anche le attività commerciali, Certo. proprio perché non c'è uno scambio costante. Delle Ma regole c'è. preclusi anche per colpa dei commercianti, che diciamolo, è stato già detto Purtroppo è anche stato, dalla stessa abbiamo Confcommercio. stigmatizzato anche Esatto, la stessa questo. Commercio ha Lamenta preso, questo ha fatto. lamentato La questa. possibilità e la volontà di riscrivere le regole, non sottostando a un progetto di finanza, consente all'amministrazione, alla politica, col supporto dei tecnici, di vedere gli stalli a raso a È pagamento chiaro. e il multipiano come una straordinaria opportunità. Quindi con tariffe che prevedano la frazione di tempo, Agevolate, con quindi. sanzioni ai minimi, con una serie di opportunità per lavoratori, seppur non residenti, con degli abbonamenti, con una proposta per le attività turistiche, soprattutto di B&B che ci sono in centro storico e non solo. Quindi venire incontro alla città e vedere negli stalli a raso a pagamento un'opportunità. Abbiamo chiuso quella pagina, che non è una bella pagina della storia della nostra città, riapriamo una nuova pagina con un rapporto tra cittadini, amministrazione e società che non sia un rapporto di vittime e carnefice, ma che sia un Esatto. rapporto invece di una città che ha bisogno delle Con strisce quella blu, concessione ma lunghissima, tra l'altro, capestro. quarantennale. Sarà diversa proprio la procedura, Sarà perché si diversa la procedura. metterà in gara un servizio. Quindi si metterà in la gestione del servizio degli stalli blu a raso a pagamento insieme Quindi al questi aspetti si multipiano. devono ancora Quindi essere immagino decisi. con un canone annuo che sarà versato all'ente locale dalla società aggiudicataria senza quel tipo di rapporti che Così prevedevano vessatorio, invece così il rientro vessatorio. per la realizzazione di Vessatorio per un'opera il pubblico, pubblica. vessatorio per il Assolutamente. Ma non pubblico. solo per il che tra l'altro non permettevano all'ente locale un controllo Nemmeno. pedissequo di Di quanto tutta l'attività. realizzato dalla Certo, società. tutta Assessore, l'attività. chiudendo questa pagina relativa alle strisce blu, ci torneremo sicuramente anche perché non mancheranno occasioni, anche perché poi una volta che questo bando verrà pubblicato. Dico Cioè, prima dell'estate, ma perché voglio essere, sono abituata a fa siamo abituati a fare più di quello che diciamo. Il meglio essere lavoro prudenti, meglio è essere già prudenti. in fase Va avanzata. bene, detto questo, invece volevo un attimo coinvolgerla su un problema arcinoto, che è quello delle buche. Sappiamo che l'amministrazione si è impegnata strenuamente in questi mesi, cercando anche di reperire fondi a destra manca, rastrellando ovunque 180.000 euro, la somma che è stata impegnata, interventi che comunque rappresentano purtroppo, anche a fronte di tantissime strade che versano in gravi condizioni, una goccia nel mare delle necessità. Tant'è che a proposito di gocce, a proposito di mare, a proposito di acqua soprattutto, le piogge di questi ultimi Le giorni buche riemergono. hanno aggravato il Ecco, quadro, sì. soprattutto laddove soprattutto in quelle strade che non sono state incluse, diciamo, in questi interventi. Parlo per esempio di via Teatro, che non fa parte, diciamo, di questa lista di Certo. interventi, anche perché 180.000 euro sono bastate per intervenire su 30 strade e poi rattoppare un centinaio di buche a destra manca, diciamo, su tutto il territorio comunale. Quella, Quindi sì. via Teatro, via Manzoni, alcuni tratti anche della via di Pino, sul lato che ricade in Su territorio Giarre. di Giarre, tratti terminali del Viale Libertà, purtroppo ancora anche in qualche tratto di Corso Europa. Insomma, Corso. importanti interventi. Sappiamo che l'impresa a breve riprenderà i lavori, farà questo rush finale, ha dovuto sospendere per impegni assunti prima per dei lavori da fare, da eseguirsi in autostrada. Adesso invece sappiamo che ci sono una decina di strade da fare, tra cui lo ricordiamo ai nostri telespettatori perché ce l'hanno chiesto in tantissimi,
verrà fatto l'intervento, ci dicono dall'ufficio tecnico, soprattutto in via Silvio Pellico, Pellico che è una delle stata strade più martoriate della città. Molto, molto e poi dura. Verrà fatta ex novo la via Gentile. La via Gentile. Che è molto importante. Certo. La martoriata via Gentile. Esatto, di cui ci siamo occupati tante volte, è stata la nostra il battaglia. Il caso di un clamoroso della via Gentile non fatta invece esatto, della stradella. Esatto. Sì, la strada 64, ma quella strada 64. Ora le 180.000 euro reperite, quindi di fondi reali, sono stati... sono stati impiegati per, su un progetto che ha visto dare priorità ai tratti sì, più ammalorati della città e quindi è stata una scelta oculata perché siamo consapevoli del fatto che una città che non ha una manutenzione stradale congrua da decenni non può soffre. Che le strade sono pericolose, che siamo diventati la città delle buche oltre che la città dell'incompiuto e quindi sono stati realizzati degli interventi di ripristino, quindi con scarifica di manto stradale di queste strade. Come lei ha ben detto, sarà ultimato l'intervento che è stato messo in gara nell'arco della futura settimana, della settimana che verrà, e sono stati fatti degli interventi su singole buche che proseguiranno anche col supporto dei nostri operatori comunali, proprio per tamponare le situazioni che non vedono un'intera strada vittima di manto stradale, ma buche profonde. Lei citava in maniera corretta la via Teatro, che quindi bisogna prevedere al più presto il ripristino di una situazione di decenza. Che è una grossa via. Arteria molto frequentata, molto frequentata in pieno centro storico. Quindi ultimeremo, saranno ultimati questi interventi con la volontà e l'obbligo morale di reperire ulteriori fondi per una fase 2 che preveda invece poi di poter ultimare fondi esterni, anche. Di poter ultimare la manutenzione e la scarifica di nuove strade che soffrono di buche e di asfalto ammalorato. Questo lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo a noi stessi e fa parte di quel percorso di ritorno alla normalità che il sindaco Cantarella cita a partire dalla campagna elettorale che cerchiamo di mettere in pratica con un duro lavoro che è costante e che è come quello del medico silente. Che si trova di fronte a un malato certo. da stabilizzare in condizioni estremamente critiche. Finita la stabilizzazione del malato, poi si prosegue con un lavoro medico un po' più accurato, ma prima viene l'urgenza e noi ci troviamo spesso certo. a lavorare in urgenza, ma non dimentichiamo mai la pianificazione e l'idea di città che abbiamo chiara e distinta e che vogliamo città, portare certo. avanti. Assessore, invece dobbiamo parlare di questa incessante opera di risanamento finanziario del comune, in dissesto, lo ricordiamo, dal luglio del 2018. Nelle scorse settimane è stato già completato anche l'aggiornamento all'inventario dei beni patrimoniali degli ultimi 8 anni, ma contestualmente è stata avviata anche la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratiche amministrative anche attraverso gli accorpamenti degli uffici di cui lei si è anche occupato con la revisione un po', la rivisitazione anche delle posizioni organizzative, la creazione di questi dipartimenti, insomma la macchina amministrativa che ha cambiato morfologia. Nel contempo il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa ha tenuto conto anche delle corrispondenti disposizioni dettate proprio dalle amministrazioni statali. Da qui per l'appunto l'attuazione delle limitazioni di spesa vigenti relativamente al contenimento della spesa del personale, che sono state già adottate, lo ricordiamo, sin dal 2018, e relativamente al collocamento d'ufficio a riposo anticipato per dipendenti che hanno raggiunto l'anzianità di servizio. Che cos'è questo atto di indirizzo che avete approvato l'altro giorno in giunta? Per spiegare ai nostri ascoltatori. Ben diceva che è stato fatto ed è in corso un importante lavoro sul personale nell'ambito del risanamento, sì. perché proprio la costituzione del fondo del personale, che già dell'anno precedente, il lavoro che si è fatto sulla macchina amministrativa, sulla pianta organica, e quello che è ancora in itinere perché non è un lavoro completo, è la prima parte di un'opera di risanamento finanziario. Quindi il lavoro che dell'assessore al personale, col segretario certo. e con gli esperti, va di pari passo con l'attività meritoria che l'esperto del sindaco, il dottore Lipari, insieme al segretario, insieme all'assessore al personale e all'assessore al bilancio Antonella Tomaceto stanno facendo per quanto concerne invece l'uscita dallo stato di dissesto, che è un lavoro di lunga lena, una mole di lavoro importante, ma siamo anche lì sulla giusta via e credo che
La città poi speriamo ce ne possa dare ecco, quest'atto merito. Di indirizzo quest'atto di ha indirizzo. Incidenza su dipendenti prossimi alla pensione, lo ricordiamo, coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi di c'è contributi se uomini che... e 41 anni e 10 mesi se donne, con l'inserimento anche di una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti, comunque a decorrere dal 1 gennaio del 2023. Allora, nell'ambito dell'azione di risanamento finanziario, attendendo le dovute pronunce del Ministero dell'Interno, è proprio in esecuzione alle buone pratiche che il Ministero dell'Interno ci impone in quanto comune di Sestato, l'amministrazione Cantarella ha voluto proseguire sulla razionalizzazione delle spese, come dicevamo prima, che impatta anche sulla razionalizzazione delle spese personali, proseguendo con quest'atto di indirizzo di gennaio 2023. Un'azione che è già iniziata nel 2018. A luglio 2018 il Consiglio Comunale vota la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, e contenuta in quello ci sono delle misure. Una norma del 2008, la legge 133, dice che le amministrazioni che si trovano in una particolare situazione hanno la possibilità di pensionare in maniera anticipata, ma non ora spiegherò in che senso, i dipendenti che hanno raggiunto quindi l'anzianità contributiva. Parliamo, come lei diceva, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne. Ci sono queste situazioni. Dal 2018 ad oggi sono andate in pensione per questo motivo, o andranno in pensione 10 unità di personale. Sembrano poche, non sono poche, è complicato arrivare a questa anzianità contributiva. Da qui alla prossima estate quante? Da qui alla prossima estate tre. Due nel 2022. Tra cui c'è anche un funzionario, sappiamo che c'è anche un dirigente, la dirigente Pino Leonardi. Ci sono due unità, è un dirigente che ha raggiunto la massima anzianità contributiva. Questo che significa per l'ufficio tecnico? Questo significa... In termini concreti. Certo. Questo cosa significa... Succederà? Privarsi sicuramente di una professionalità, certo. Privarsi di una professionalità e pensare a come affrontare la questione dell'ufficio tecnico e dei lavori pubblici per tenere il punto, certo, fino all'uscita dal dissesto. Certo, perché soltanto dopo l'uscita dal dissesto si potrà pensare alle assunzioni. Vedete, l'uscita dal dissesto, ma non come... Allora, diceva... diceva Pitagora che dietro i numeri ci stanno i concetti, sì, e così è. Dietro questi numeri ci sono i concetti. Il concetto è tornare alla normalità, ma non solo, tornare alla politica, tornare a una politica che può pensare ad investimenti, a dare ai cittadini quello che i cittadini vogliono, ma i cittadini sanno bene, devono sapere che per arrivare a quella normalità c'è un lavoro importante e un carico di lavoro che questa amministrazione, con tutto il supporto tecnico, e i tecnici li ringrazio pubblicamente, si sta facendo carico per portare avanti, anche di un lavoro che non è stato svolto magari da chi è venuto prima di noi, ma nella continuità amministrativa c'è anche questo, ne siamo ben consapevoli, è stata la sfida che abbiamo assunto e che è quella sfida che intendiamo portare a compimento per togliere Giarre dall'impasse, dal limbo, togliere gli stivali dal fango e tornare. Faremo una verifica a tempo debito per verificare anche qual è la prospettiva. Faremo un po' il punto. Da lì si tornerà alla l'estate. Possibilità di innovare, di assumere, certo, soprattutto di uscire anche dai vincoli del dissesto. Lei è fiduciosa che io, si riuscirà a uscire dal dissesto? Io sono convinta dello straordinario lavoro e della qualità del lavoro che i nostri esperti, il segretario e tutti coloro che ci collaborano, gli uffici finanziari, con tutta la macchina amministrativa, perché tutto impatta, come lei ben diceva, sull'azione di risanamento, stanno facendo per arrivare all'obiettivo che ci siamo dati, che è un obiettivo che ci deve portare al cospetto del Ministero con le lavoro carte regola, che sia ben fatto, certo, e che sia serio e che riveda finalmente qual è lo stato di cose esistente di questo comune.
Bene, è stata esaustiva come sempre, abbiamo detto tutto. Dalle Spitaleri la ringraziamo per la sua Grazie partecipazione, ci ha per dato delle il chiarimento. notizie importanti. Ringrazio voi per la disponibilità, per l'approccio e soprattutto vi ringrazio per la possibilità di raccontare alla città delle cose che sono importanti e di poterle In raccontare in maniera maniera chiara. semplice, chiara e in un tempo breve, Siamo perché qui. ci siamo, siamo ormai europei nei tempi e questo è un merito di chi fa comunicazione. Bene, grazie allora a Tania Spitaleri, l'assessore che ci ha pregiato la sua presenza in questa nostra puntata. Grazie anche a Rosario Sorace che come Grazie a sempre te è Mario, molto. grazie Assessore e grazie ai telespettatori che ci seguono sempre con grande affetto. Ci vediamo la prossima settimana, come sempre alle 20:45. Buona serata.